Una compagnia che cresce, questa dei Babbi Natale, quest'anno con una donazione importante. Una donazione importante che cresce sempre di più grazie alla generosità di tutti i babbi, Natale. È un segnale importante per le famiglie in difficoltà. Purtroppo con la pandemia si è aggravata la situazione delle famiglie. Grazie a questi assegni tante famiglie potranno sorridere durante il Natale, per cui realmente un grande senso di gratitudine a questa realtà che è un punto di riferimento per il nostro territorio. 120 assegni importanti per le famiglie bisognose del nostro territorio. Allora, diciamo che questa ormai è un appuntamento che con Caritas e Servizi Sociali del Comune abbiamo tutti gli anni. È un appuntamento al quale io credo queste famiglie tengano. Purtroppo le famiglie stanno aumentando e quindi il segnale di passaggio da 100 a 120, noi auguriamo di poter passare da 120 a 150 per il prossimo anno. Non vuole essere una promessa certissima, ma diciamo una promessa di impegno che noi faremo di tutto assieme alle altre cose che facciamo. Sì, grazie innanzitutto alla Compagnia dei Babbi Natale, all'Associato Welfare del Comune di Firenze, con cui siamo in stretto contatto e in collaborazione. Quest'anno anche l'aumento delle famiglie che sono state assistite con gli assegni che saranno distribuiti, abbiamo voluto dedicarlo soprattutto alle famiglie in difficoltà, e sono tante, sono ovviamente i nuovi poveri, come abbiamo detto più volte, soprattutto con famiglie che hanno dei bambini piccoli. Quindi il sorriso, il dono dei Babbi Natale è ancora più gradito. Mi auguro anch'io che tutto questo possa crescere nel futuro, perché ovviamente la pandemia ancora non ci abbandona e le famiglie ancora in difficoltà sono ancora tante. Grazie di cuore a tutti. Grazie, una bella iniziativa, insomma un bel applauso.